Iscriviti al canale per non perdere altre notizie sul mondo del gossip. Un enigma avvolge l'Italia in questi giorni, trattenendo il respiro della famiglia delle vittime e dell'intera nazione. Giulia Cecchettini e Filippo Turetta hanno misteriosamente sparito sabato sera da Marghera, lasciando dietro di sé solo domande senza risposta. L'ultimo avvistamento li colloca al McDonald's del centro commerciale Nave de Vero, dove Filippo, l'ex fidanzato di Giulia, l'aveva raggiunta. Nonostante la fine della loro relazione, mantenendo un insolito rapporto, i due si sono allontanati insieme. Le ricerche si sono scatenate immediatamente, concentrandosi su Mestre, Vigonovo e Fosso. I telefoni cellulari sono muti e l'auto di Filippo, una Fiat Punto nera, è stata rilevata in movimento, oscillando tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il criminologo Edoardo Genovese, al servizio delle famiglie, rivela che la vettura è stata recentemente avvistata vicino a un sistema elettronico di TAG Belluno. Nonostante ciò, le ricerche non hanno prodotto risultati tangibili. Gli investigatori temono che uno o entrambi possano tentare una fuga oltre confine, mentre l'incertezza regna su se siano ancora in vita o se uno di loro abbia compiuto un gesto estremo.